Buongiorno, buonasera. Com'è alto il volume qua. Devo alzare il volume un sacco per farvi sentire. Purtroppo non posso abbassare il mio volume perché è lo stesso volume che uso per streamare è il volume che sento io nelle cuffie. E quindi sono in questa sorta di dubbio amletico. Però oggi continuiamo a fare streamare la live di Amit Evil. Guardo un attimo perché non vedo la chat presente qui. Forse si attiva se qualcuno scrive. O forse no. Ok, adesso si vede. Però la volevo un pochino più trasparente. Perché adesso vi spiego. Non si può fare trasparente. Non posso smanettare, ci devo smanettare qua, ma... Small, medium, large. No, testo, questo è il testo style. Opacity, opacity. Eccolo qua. Un bel... Tra un 55, dai, proviamo. Potrebbe darmi troppo fastidio. Aumentiamo ancora un po'. Cioè... No, diminuiamo al massimo, se è troppo lo cambieremo. Allora, continuiamo. Live di Amit Evil, per la rubrica FPS Galore. Riprendiamo questa live iniziata l'altra notte su questo interessantissimo FPS che tenta di omaggiare Hexen Heretic. Intanto, prima di iniziare, vorrei farvi vedere il mio nuovo acquisto, che è questo bellissimo mouse della Logitech, che è un mouse da gaming, il GS400, se non vado errato, l'Hyperion. Un mouse veramente fantastico. Giorno alla notte, proprio dal giorno alla notte, fino all'altro giorno usavo un cavolo, sempre mouse, sempre Logitech, ma un mouse wireless, diciamo, il paragone non sussiste, fondamentalmente. Questo è veramente un pad serio. Allora, qui ripartiamo senza armi, come nella tradizione dei FPS classici di... Oh, nuovi nemici! Fantastico! Questi sono... Non ho capito, è loro essenza che rilasciano o... Oh, che bello, sto gioco veramente mi piace, da appassionato di questo stato, di FPS classici, alla ID Software e Raven Software. L'altra volta a FPS Galore, la prima live che ho fatto di FPS Galore l'ho fatta con... Heretic, scusate. Col primo Heretic. Gioco. Chi è? Non è se... È un... È una sorta di occhio. Bello coriaceo però, eh. Oh, chi è? Ok. Anime su anime. Anime, conviene usarle. Ho scoperto per... C'è scoperto. Cioè, secondo logica... qui bisogna incastrarsi in un loop. Oh. Ah no. Aia, aia, aia. Bisogna muoversi. Muoversi, muoversi. Vabbè, ripartiamo dal livello, tanto non abbiamo fatto molto, fondamentalmente. L'ascia è quanto mai inutile e pericolosa. Allora, se io sparo direttamente alla loro testa, perché questa è la loro testa che si stacca e inizia ad attaccarmi, da quanto vedo. Quindi se stacco, ma se miro direttamente la testa, la elimino prematuramente. Allora, small green mana. Nell'altro livello non c'erano queste unità di mana così piccole. Aia! Ah, questo è l'occhio di prima. Ok.
Facciamo aumentare un po' il volume. Ah, è lui l'occhio, ok. Questa porta richiede una silver key, ok. Ok, qui. Allora, facciamo una cosa. So che è poco, ma io salverei. Non si sa mai. Chi si è animato? Verrà schiacciato anche lui dai incubi? Sembrerebbe di sì. Gustosa come cosa. Allora, silver key. Allora, interessante che cambiano... Oh, il cambiamento di nemici, perché cambiamo location, cambiamo anche nemici. Qualcosa mi dice che non ritroveremo gli stessi nemici che abbiamo visto nel primo episodio. Overkill, bello. Quando fai l'overkill gli fai letteralmente esplodere. Cosa dir poco fantastico. Questo posso colpire al di là dal... No, direi di no. Sembrerebbe di no. Qui non posso salire saltando. Troppo in alto per noi. E quindi? Chi è che si agita dall'altra parte? Oh, c'era un interruttore nascosto. Allora, già vedo che i nemici qua sono un pochettino... sembrano un pochettino più vari rispetto all'episodio precedente. La cosa non guasta. Allora, colgo mana blu, ma ancora non ho... eccolo qua. Però io quasi quasi rimango con la mia spada. Aia! Perché fa sicuramente un più danno. Se devo distruggere sti cosi volanti... Adesso sono arrivato al Altfire. Ok, chi è? Proviamo lo staff contro di loro, vediamo quanto male fa. Interruttore, va. Sembra proprio una chiesa questa. Oh, John Travel, ciao, buonasera, purtroppo mi tratterò per poco. Mi dispiace. Purtroppo faccio orari che posso. Però grazie, grazie comunque di esserci. Di essere passato. Fa molto piacere. Ah, è lassù, non ho mica capito. Dove si nascosti? Ho i rumori, i grugniti, ma non capivo dove fosse. Allora, questa... Questo interruttore cosa ha attivato? Iniziano un po' i momenti alla Hexen, quelli dove non si capisce dove cacchio andare. Allora, io ho attivato qualcosa con quel... Ah, ok, non l'avevo visto, si era attivato l'ascensore. Chi è? Ah, c'era un cubo che mi ha buttato di sotto. Mi ha gentilmente spinto di sotto. Non sono cubi, sono... Aia! Allora, vediamo di trovare... No! Devo capire qual è la tecnica per attraversarli. Ok. No!
Come si fa a mettersi in mezzo tra due? C'è poco margine per capire dove mettersi. Farò correre. Aia! C'è un approccio sbagliato. Ok. No, ma scusate, eh. Ok, ce la dovrei aver fatta. Spero di non dover tornare indietro. Infatti, bisogna tornare indietro. Però forse si sono disattivati quei cosi. Ho avuto neanche modo di guardare come era fatto quel. No, volevo il tridente, maledetto. Ok. Un sacco di nemici aerei in quest'area. Scusate un attimo, però io. Un attacco homing, ecco perché. È così, si fa così fatica a evitarlo. Oh, muori. O muori o mi fai passare. Però se io voglio tornare a prendere. Se volessi tornare a prendere quel tridente, come posso fare? Perché quel tridente lo voglio prendere. Così. Speravo ci fossero segreti da qualche parte. E invece no. Siamo al piano superiore. La sta sgommata. Oh, piano, piano. Mi stanno ampiamente sulle balle, sti globi. Occhiuti. Nuova arma. Oh, una mazza che usa la mana arancione. Quindi probabilmente qualcosa di esplosivo. Oh! Questo sì che mi piace. Impalation! Impalati! E posso anche recuperarli! Posso anche recuperare la mana? Ho avuto un abbaglio. Ok, questa stanza serve solo per recuperare la mazza. Cioè, quindi devo tornare indietro. Effettivamente non vedo altra via di uscita. Vabbè, ho attivato qualcosa però. No? Ah sì, ho aperto questa porta qua, giustamente. Madonna, che figata. Ah, aspetta, quello era da. Bellissimo che se li impala, se li porta dietro, una roba meravigliosa. Oh! Sti cosi che girano. Allora. Come succedeva già nell'altro. È tipo la steak gun di Painkiller, figo, sì. Sai che Painkiller lo devo. Che è successo? Come ho fatto a farmi male? Sono caduto. Ah, beh, lui passa. No, allora salire su quei cubi non aiuta. Sai che Painkiller è un gioco che mi manca. Dovrei giocarlo per bene.
Benino. Allora, torniamo qua. Però è bellissimo l'effetto di questo impalamento che dà quest'arma. Da una goduria, cioè io adoro le armi che mostrano i danni che fanno. Odio quel cacchio e tutti quei mitra, quelle e fucili d'assalto fanno trrr, non fanno, e non c'è un feedback sul nemico. Invece quando vedo che il nemico accusa il colpo che gli sparo è molto soddisfacente. Adesso vediamo se... No, non li prende in fila. Ok. Aspetta qua. No, no, sbagliato. Oh! Io ho sbagliato una serie di cose. Minor Soul. Ah no, sono le anime. Ah, lo staff è diverso da quello del... Lo staff è diverso. Quindi cambiano le armi anche a seconda del... Scusami, la spada? La spada sembra uguale. E il tridente pure. Non mi sembra sia diverso da... L'allineamento bisogna... Deve essere rispettato, ok. Quindi dovremmo allineare qualcosa, immagino. Perfectionist power. Order is perfection, se abbiamo capito. Ok. Siete dei precisini. Oh no. Troppo divertente. Ora, vedo che la difficoltà comunque è aumentata rispetto al capitolo precedente. Cioè, avverto che c'è più tensione. I nemici sono più agguerriti. Bello. Cos'è che ho letto? Right the wrong and crossed. Divide. La destra è sbagliata. In che senso? Cosa si riferisce? Ma intanto recupero un po' di mana. Il verde dovrei averla già al massimo. Ah no, questa usa mana verde, non usa mana arancione. Ok. Allora faccio una cosa, guarda. Siccome sono curioso, salvo. Provo ad andare a destra. Ah, qui ci sono già stato. Ah, ok, no, è la parte dove sono venuto. Ok. Che scemo. Non mi sono orientato. Ah, quello che ho ucciso prima è praticamente una versione potenziata di quell'essere volante, ok. Allora, vai con lo sparapianeti. Oh, piano, no, volevo recuperare le anime. Maledetti. Oh, piano. Questi cosa sono? Appesi al muro? Dai, muori, va. Sì, direi che sono appesi al muro. C'è modo di richiamare questo ascensore? Ah, sì. Tutti gli ascensori hanno modo di essere richiamati, questa è una regola di design che c'è più o meno fino ai tempi di Doom e Quake. In realtà non è vero, perché alcuni lì ci sono alcuni punti dove se sbagli, se cadi devi rifare pezzi di mappa, però qui saggiamente hanno messo un interruttore per ogni ascensore. Ho fatto male a sprecare l'altfire prima.
Devo usarlo adesso. Ah, ci sono. Tanto sto attivando cose a caso. Mi hanno abbastanza massacrato. Ma non ucciso. Chi è stato? Chi è? Chi è? Beh, se devo usare quel numero della... Ok. Se devo usare mana verde uso questa. Perché usare la spada quando hai la mazza? Recupero un po' di vita. E questo è la fine del livello. Ok. Killer, ho ucciso tutti, ottimo. Non ho letto tutti i messaggi, ma ho ucciso tutti. Wow, che caldo. Ah, devo cliccare continuo. Questi sono posti dove posso saltare sopra. Sì, ma è molto tricky restare in piedi qua. Chi è? Dov'è? Dov'è? Non l'ho visto. È difficile prenderlo questo, però. Andiamo con Tachyoming. È difficile prendere i nemici volanti con quella mazza. Chi è? Ah, i bastardoni, madonna. Allora, questo lo lascio per dopo. Visto che lui usa gli attacchi homing, li uso anch'io. Non si può avere tutto dalla vita, ragazzi. Devo capire qual è il numero. Non volevo usare questa. Ok. Dà troppa soddisfazione. E le anime rimangono attaccate ai loro corpi. Figata. Qui c'è la sparapianeti. Bisogna essere abbastanza precisi con questa mazza. Ragazzi, allora proviamo a vedere questo. Però tutto sto sangue qua mi ispira poco. Quake insegna. Cos'era un. No. Non c'è un'arma che spari proiettili molto veloci? Sì, è questo, lo staff. Direi che sono i proiettili più veloci. Lo staff è il tridente. È questo qua, sono gli spari più veloci che ci sono. Bello che vengono elettrizzati. Ok, direi che possiamo anche attivare. Ah no, non si attiva se non ho la gold key. Ok, quindi devo trovare la gold key. E dov'è? Ah, qui c'è una rampa, si sale. Probabilmente l'ho attivata prima. Aia.
Ah, ok, è che la spada sembra l'arma un po' peggiore delle altre. Adesso che hai anche la mazza perforante. Sì, effettivamente, come dicevo prima, sai la mazza perché usa la spada. In realtà la spada ha di buono perché ogni sparo ha un range diverso. Cioè la cosa buona della spada è che è più largo. Cioè ha un tipo, spara questo sparo di taglio che può colpire più nemici allineati, che sono uno di fianco all'altro. Mentre la mazza è solo un colpo, pum, netto, dritto in avanti. Quindi cambiano anche il tipo di colpo, perché ad esempio anche lo staff spara dei piccoli colpi che sono homing, cioè se tu li spari verso i nemici loro da soli rincorrono nemici. Mentre il tridente, che anche lui usa la stessa mana dello staff, però spara dei fulmini che anche loro vanno in linea retta. Quindi ogni arma ha un suo tipo di sparo diverso, quindi a seconda della situazione è più efficace un'arma piuttosto che un'altra. Questo secondo me è un buon modo per concepire le armi, perché le differenzi veramente una dalle altre e costringe un po' il giocatore a non fossilizzarsi troppo su una unica arma, quindi dici che per ogni situazione c'è un'arma che va bene. Arcaboi un attimo di qua, sapevo che mi faceva cadere. Secondo me è un buon sintomo, è un buon game design. Cioè il fatto di avere delle armi così differenziate con gli spari così diversi. Aspetta, che questo maledetto bastardo bisogna. Oh, e muori, madonna. Ok, sto morendo. Bisogno di vita. Oh, grazie. No, non ci arrivo. Bastardi, te l'hanno messa lì e non ci puoi arrivare. Ma dai. Oh no, quelli sono. Niente, niente. Qui bisogna che. Ritirata strategica. Bello che si è infiltrato nel pie. Ah! C'è più gente! Pensavo fossero solo due. Oh, quanta gente c'è! Ma andate a quel paese! Era all'inizio livello. Ah, che palle! Devo salvare. Maledetti, questi ti colpiscono. Appena ti vedono ti colpiscono. No, questo non lo prendo, lo tengo per dopo. Ah, questo è quello che c'era anche dopo. Strano che non mi si è accorto prima che ci fosse. Allora, qui questa piatta. Ok, qui la. Ok, sì, quindi bisogna andare qua. Posso anche annullare i loro colpi, pensa a te. Non ci avevo fatto caso. Nemici che ti seguono fino in capo al mondo, però devo stabilire in assoluto che siano più odiosi gli occhi rossi volanti, in quelle specie di torrette fisse. Eh sì, infatti gli occhi viola volanti sono odiosi anche perché hanno quello sparo homing che ti insegue, che è veramente molto tedioso.
Le torrette fisse sono bastarde perché anche loro ti colpiscono e non te ne accorgi perché sono a chilometri di distanza. Overkill, direi. Non voglio la lascia. Ah, ecco, volevo questa io. Ah, ci vuole troppa precisione. Qui non c'erano degli occhi attaccati alla parete qua. Li ho già uccisi? Allora, sicuramente c'è un quick save, però io non lo sto usando. Ah, ecco, sono apparsi dopo sti bastardoni. Prima non c'erano. Visto, non è poi così male la spada, eh. Beh, è che non riesco a capire dove vengono questi attacchi ogni tanto. Oh, quanti siete? Fatemi esplorare in pace. Ogni tanto ho un calo di frame rate, non capisco cosa sia dovuto. Vedi che ogni tanto para anche il colpo. Oh! Non ti incastrare. Beh. Non sempre è efficace la mazza, eh. E muori, va. Oh. Devo ricredermi, effettivamente il saper usare non sembra poi così male. No, sì, ti ho detto, bisogna usarla nei momenti giusti. Cioè, ogni arma va usata nel momento giusto. Se poi questi colpissero il bersaglio. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah! Non dovevo cadere. Oh, mi avete un po' rotto le balle.
Quanti sono? Chiave d'argento. Dove devo andare? Ah, qua forse. La porta si apre con la chiave d'argento. Bellissimo come muore, si accartoccia nell'infinito. Overkill, overkill, overkill. Mi sembra giusto. We cannot falter. Modesti come sempre. Dov'è? Odio quando non vedo i nemici che mi sparano. Che noia. Imparati tutti e due. Sembra giusto. Vogliamo andare avanti? Un po' Lovecraftiana questa parte, eh? I nemici un po' lovecraftiani. Abbiamo aperto. Sento dello sferagliare. Quindi se i becchi di striscio si incastrano
gli aculei addosso, ma non volano indietro, non vengono impalati. Siete noiosi. Ho sentito. Dov'era? Ma se prendo anime mentre sono in Altfire, ritardo la fine dell'Altfire, no? Vorrei guardarci, solo che... Madonna, che complicazione. Sto perdendo. Una mana porpora? Ma ci sto capendo più niente sto livello. Abbastanza complicato. Ah, la chiave. Ah, vero, cadere, non cadere. Dove siete, maledetti? Li vedo. Madonna mia! Stavo un po' troppo in mezzo. No, maledetto di quello! Sai di chi sei figlio tu? E adesso? Come si fa a tornare su? Non mi ricordo più. Non mi ricordo più. Ah, qua, ok. Allora, fammi capire. Ok, qua c'è la chiave, quindi dovremo riuscire ad aggiungerla in qualche modo. C'è un giro dell'oca da fare qua. Golden Key, e torniamo di sotto. Ecco, l'anima la possiamo anche lasciar lì. Io, per non saperne leggere né scrivere, salvo. Mi è sembrato di sentire dei versi alle spalle. Ok, qui ci siamo. Reality is truth, la nostra realtà è la verità, è verità. Quest'occhio è un team, cioè tutti i nemici hanno di quest'area hanno quest'occhio, hanno lo stesso occhio. Vengono contraddistingui, oddio, ma che è?
Siamo sempre qua? Sì. Tutto gira attorno sempre alla stessa stanza. In tutti i livelli sono fatti così. È incredibile. Allora, aspetta, che qua devo capire. Ora che ho fatto ciò, pensavo che la chiave d'oro fosse. Aia. Ah no. Non era la chiave d'oro. Sono rotto un po' le balle. Forse ho esagerato perché. Che casino. Adesso vado con sparapianete, voglio vedere io. Ma come ho fatto a non prenderlo? Ok, lì c'è l'uscita. Però qui c'è un'arena. Sembra un'arena, un piano di sotto. Un sottoscala. Pieno di roba. Bueno. Ok, direi che. Guarda, impegnativo questo episodio, eh. I livelli sono molto più impegnativi rispetto al primo. C'è un innalzamento della difficoltà. Non male. E non li ho neanche uccisi tutti. Non mi ha dato neanche l'achievement dell'uccisione. Bello. Si sa mai. Bisogna essere precisissimi con questa mazza. Sto punto vado su di qua. Maledetti che sparano occhi. Voglio andare di qua. Bello che vengono schiacciati dalla trappola. Questo fa molto Doom. Allora, qui. Ok, qui siamo.
Ricorda un'area di Dark Souls 2, questo livello. Ma chi è? Dio, che palle! Ma volevo questo. Anzi, faccio anche così perché mi sembra un po' rotto le balle. Sì, se prendo anime mentre sono in Altfire, rimpingo un po' la barra. La barra, quindi posso allungare lo stato. Lo status di Altfire. Quindi se sono in killing spree, sto uccidendo un sacco di nemici e continuo a collezionare loro anime mentre li uccido, posso prolungare di molto. Capitiamo di là. Bello questo scenario. Bellissimo. La sorta di vasca d'acqua su questo panorama. Un po' meno bello la texture qua giù in fondo, però è parecchio suggestivo. Allora, qua cosa abbiamo? Che strana arma. Oh! Ma che piacere, il BFG. Questo è il classico BFG. Bisogna tenerlo con parsimonia. Bisogna usarlo con parsimonia. Ciao. No, qui scusate, ma io salvo, non voglio rischiare. Chissà il BFG in Altfire che danno fa. Deve essere una delle cose più devastanti in assoluto. Maledetto, è cambiato traiettoria proprio mentre... Vedi, su questi la spada è più efficace perché cambiano territorio. Allora, c'è una gold key, però non ho capito, non so dove sia l'interruttore che si apre con la gold key. Signori. Tagliato in due. Caro amico mio. Mazza. C'era una vita totale. Bello. Chi l'ha impalato sul soffitto questo? Non mi sembra di averlo. Forse con la spada si è impalato da solo. Ma è strano. No, questo non sono io. Questo è lo scenario che ho fatto così. Forse quello di Turon Bug.
E dai, risolviamo. Magari lo stesso di prima? No, facciamo. Sapevo, l'avevo già visto. Vabbè, devi un attimo capire com'è. È il percorso ritroso, mica me ne ero accorto. Pensavo fosse un altro, invece è sempre lo stesso. Vabbè, comunque ho preso la gold key, quindi vuol dire che devo andare da qualche parte. Qua? Però come ci arrivo? Scusate se sono ignorante. Ma non mi fanno neanche salire. Forse da là. Prima potrei anche ucciderli da qua in basso. Che casino. Scusate. Un colpetto non ci stava male. Erano francamente troppi. Ok, allora, forse no, non si sale qui, cioè forse si, no, si sale, sicuramente si sale lì. Quanto li odio sti attacchi homing. Sono veramente odiosi. E ho bisogno di un po' di vita. Ah, qui eravamo prima, ok. Stiamo proprio tornando indietro. Devo capire. Oh, sono sospeso sul nulla qua. Che lassù si può andare? Ah, ok. Allora, qui dovevamo prima, sì, con quella trappola. Ah ok, sì, qua eravamo qua di sopra, che poi siamo caduti di sotto. Ma dov'è la... Là c'è qualcosa. Ma come si attiva? Come ci si arriva? Aia. Beh, lassù anche qui c'è un modo per arrivare lì, che sarà sicuramente un modo, un passaggio segreto, perché... Sa che l'ho sprecato questo nugolo di anime.
Allora, qua stiamo tornando indietro, cioè stiamo torna ri ritornando indietro. Devo trovare dov'è la Golden Door. Se vado giù di qua. Ok, vicolo cieco. C'ero passato anche prima. C'è un'anima che non prenderò mai. Molto più difficile da fare a ritroso, ma secondo me bisogna stare attenti qua un attimo. Allora, qua dove ho preso la chiave? Forse qua, forse mi sono sbagliato prima. Qua si sale. Ok, si arriva qua un... Ah, c'è un ascensore che va su. Forse è qua. Ah, vedi, siamo sui bastioni. Siamo al massimo di tutto. Bella la luna viola. Anzi, le lune, anzi, i soli. Là bisogna fare un salto bello lungo. Non credo di poterci arrivare da qui. Ah, qui è l'altra metà che non potevo raggiungere da lì, ok. Script. Stone. Well, that's not. Cosa vuol dire un hymn? Non ha uno scopo. Ok, qui sono dall'altra parte. Io per non sapere niente salvo. Non ricordo più dove è qua. Ah, ok. Si forma una struttura per arrivare lì. Non uso l'altfire perché temo che tra un po' avrò una situazione dove urge, dove è più urgente usare, dove è più utile. Però magari se li colpissi. Un po' sprecato forse. Beh, però di roba qua ce n'è. Oddio, adesso serviva. Scusate. So che lo sto sprecando. Non dovrei sprecarlo per queste cose, però la tentazione era troppo forte.
Oddio, non posso più risalire? Ah no, c'è una pratica scaletta. Uffa, non ho ancora capito se c'è il danno da caduta. Sembrerebbe di sì. Allora, fammi vedere. Qui sono arrivato qua su e quindi no, 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 no. Lì devo andare. Sono in tre. No, no, Madonna mia, ma che è? No, qui ci vuole la fire. So che ne sto abusando, ma no! Non li ho colpiti! Madonna. No, no, cavolo. Devo salvare prima. E muori, madonna mia, quanto ci vuole per morire? Una 19 di vita. Dai! Allora, ho bisogno impellente di sfere rosse. Impellente, bisogno di sfere rosse, una è qua. Allora, il primo episodio è stato nice and easy. Qui bisognerebbe andare, ma come ci si arriva? Un teletrasporto. Questo secondo è già molto più arduo. Scusate se torno indietro, ma ho bisogno di fare un po' di rifornimento prima di proseguire. Devo raccattare un po' tutto quello che ho lasciato indietro. Vabbè, penso che... Qua! Ah, qua ci arrivo. No, c'ero già arrivato. Ah, ce l'ho già arrivato lì. Come si fa a tornare su lì? Non c'è modo. Ho un vuoto di memoria. Come ho fatto a venire qua? Ah, facendo il giro da sopra? No. Sì, facendo il giro da sopra. Vabbè. Ok,
quindi qui sapendo già cosa succede sono un pochino più avvantaggiato. Non si apre come? Ok. Sono ridotto un pochettino meglio rispetto come ero prima. Scusate, ma salvo. Oh, no, 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 no. Morite! Bastardi, che non siete altro. No, non cadere. Stavolta ci vado direttamente così, voglio vedere. Averli uccisi tutti? No, tutti no. No, solo uno ne ho uccisi. Dai, che miseria. Adesso non sbaglierò. Ah, no, è ancora vivo. Sono indistruttibili. No, perché non hai saltato, maledetto? Sì, io so che ho sprecato un sacco di colpi di quel BFG, però. Però non volevo rischiare di morire come prima. Cosa che farò adesso perché. Ok. Ok, direi che finiamo questo livello e poi stacchiamo. Bello! Erano tipo in un tempio sospeso per aria e che ti andi sotto, bello. Non li ho neanche uccisi tutti, ma com'è possibile? Neanche stavolta. Eppure. Sentinel Sanctuary. Sento puzza di boss. Che sia un boss, ci sia, stia per arrivare. Scusate, devo controllare. Questa è un'arena. È un'arena. Boss fight. Dai, proviamo. Proviamo. Allora, fammi vedere una cosa. Salvo da. Facciamo. Un'uova. 03. Proviamo. Che ho la. Effettivamente ho proprio. Merda! Che è sto schifo? Ti dà già lo sparapianeti, infatti, giustamente. Ho bisogno di vita però, ragazzo. Beh, tanto se è il boss. Mi passa attraverso. Allora, la sua vita è coperta dalla chat. Però mi sembra che non gli ho di non avergli fatto ancora niente. Oh, come sei kaboom, madonna, come sei. Potrei anche restare. No, faccio latest. Che nonostante abbia poca. Cioè, ci sarà un modo per recuperare vita. Ah, vedi, qua ci sono le altre armi. Effettivamente potrei anche provare a. Far partire il livello così com'è. Qua succede la vita. Ale, no! Oh, oh!
scusa un attimo, non mi voglio arrendere. Devo assolutamente, perché sono proprio giù giù di vita. Qui ci sono. Madonna, si attiva anche se sto qua su. Però se sto qui lo posso anche colpire dal basso. Ah no, salta, salta in su. Sto bastardone. Sentite, adesso provo a fare. Provo ancora a curarmi. Però devo togliere la chat da lì perché ho bisogno di vedere. Ok. Non gli faccio niente con sti pianeti. A meno che non lo debba colpire in quelle protuberanze che ha. Aspetta. Che schifo. Così ti faccio un pochino più male. No, non, no, no, sono in svantaggio. Spero che non compaia un po' di vita da qualche parte. Sono in completo svantaggio. Vita, vita, ho bisogno di vita. Eccola, è laggiù. Non la prenderò mai. No! Mi ha anticipato sto maledetto. È veramente bastardo, eh. Quasi quasi non vado neanche di pianeti. Vado direttamente di armi. No! Bastardone. Allora, se sono riuscito a resistere per così tanto tempo senza farmi colpire, vuol dire che il modo per non farsi colpire c'è. È fare girare intorno in questa maniera. Più o meno. Più o meno. Il problema è che inizio con la velocità troppo bassa, dovrei provare a iniziarlo. So che iniziarlo senza armi è un po' un suicidio. No! Che non lo prendo. Ok, così gli ho distrutto un po' i minions. Perché lui si spara dei minions. E sono loro che ti attaccano. Quindi tu devi sfuggire a lui, ai minions e al suo sparo. Però il suo sparo è difficile da... Ha cambiato. Ti schiaccia. Squash, ti schiaccia. Prova a fare una roba. Prova a far partire il livello così.
maniera povera. Di qua non si attiva. E se sto qui? Non lo prendo. Non posso lamerarlo in questa maniera. Inizio a odiarti, eh? Allora, quando fa quello scoreggina vuol dire che sta... che sta per fare lo stomp. Cioè, non lo devi mai perdere di vista. Oh no! Ho perso le ammo. Non ho più ammo. Ho bisogno di ammo. Ma va a fare in bagno. Scusate un attimo, eh. Provo a fare una cosa. Bastardi, potremmo mettere un po' di salute qua su. No, guarda, mi mangio le mani per essere arrivato qui con così poca salute. Perché ho bisogno di... No, ho bisogno di equipaggiamento. Però ho poca salute. Aia! Inutile, non puoi distrarti, cioè non lo puoi non guardare. Devi sempre tenere sotto d'occhio, sempre. Se no... ti schiaccia. No! Come faccio a mancarlo? Cioè, è incredibile sta cosa. Ma... dai! Ma com'è possibile che lo manchi? Ma... ma...
è proprio matematicamente impossibile. Però gli ho dato comunque una bella scossa. Vedi, devo farlo con l'equipaggiamento. Lo faccio senza equipaggiamento, non riesco a fargli abbastanza danno. Allora, quando atterra, Alberto, quando atterra, non mentre salta. Dai! Maledetto! Quando arriva sotto diventa molto più aggressivo. Aiuto! Muori! 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 Penso sia morto. Oh, piano voi! Non mi faccio uccidere da voi! Dopo aver ucciso lui, eh! Ma ci mancherebbe altro! Madonna! Vabbè, tanto è inutile prendere cose, tanto abbiamo finito. Via nel portale. Ammazza, che boss! Soul Sacrifice. Che vuol dire? For finishing level with Soul Mode On. Ah, ok, se finisci il livello col Soul Mode On, quindi Alt 5 On, ti dà quell'achievement. Ottimo. Ok, quindi qua. Allora, qui ho soddisfatto. Allora, dove devo andare adesso? Sentinels l'ho fatto. Qui era l'andar, qui era il primo, quello era il secondo, il terzo. Su. Return to. Ah no, qui si ritorna al lab per selezionare la difficoltà. Ok, quindi no. Ma il prossimo episodio dov'è? Qui sono le sentinelle che ho appena fatto. Qua non c'è altro perché mi pare che. Ah. Ah, ok, ti dice dove andare. No, ce ne sono anche avanti. Allora, Astral Equinox l'abbiamo fatto, ok. Domain of the Sentinels l'abbiamo fatto, dobbiamo fare Solar Solstice, le fucine, Arcane Expanse, Secret Pass. Ah, si apre così, ok, quindi. Ah, beh, no, te lo apre lui. Ah, mi ha aperto una nuova area. Ah, qui posso sceglierle. Codex in the menu. Ok. Allora, direi che la decisione su dove andare la prendiamo la prossima volta. Salviamo. E grazie per essere stati qui con noi, se ci siete stati, se non ci siete stati è lo stesso. Ci becchiamo per la prossima volta. Ciao.